una prestazione importante, frutto di una grande impostazione nella costruzione del gioco. Come detto, nel primo tempo, magari, nonostante fossimo andati sotto con la nostra disattenzione, abbiamo reagito, abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo messo il trastevere nella propria metà campo e il gol sembrava che potesse venire un momento o un altro. Quindi all'intervallo ho parlato con i ragazzi e ho detto che l'atteggiamento era giusto, dovevamo avere più convinzione e portare più uomini dentro l'area di rigore. Così è stato, non a caso fatto gol della Guercia e Nonni, che sono due difensori. Quindi l'obiettivo era quello e l'abbiamo messo in pratica e abbiamo vinto con merito, perché la prestazione, l'avete vista, è stata una prestazione importante contro una squadra forte che sulle ripartenze è micidiale, sapevamo il proprio punto di forza e noi abbiamo concesso poco e abbiamo creato tanto. Marco di Sante, buonasera mister. Buonasera. Parlando del secondo tempo, sarebbe banale perché è stato davvero un secondo tempo probabilmente da antologia. A me invece piace rimarcare il primo tempo, cioè nonostante sia stato in svantaggio, avete attaccato ma con ordine, non vi siete mai scoperti. C'era una sensazione, appunto come ha detto lei prima, che il gol potesse arrivare a un momento dato senza concedere nulla a Trastevere, che era il miglior attacco del campionato. Sì, anche me. Ho soddisfatto la prestazione del primo tempo perché non è facile prendere un gol dopo 3 minuti e mantenere la lucidità nella costruzione del gioco, essere squadra, credere nella propria impostazione di gioco, creare e aspettare il momento giusto per colpire. Ci è mancato il primo tempo perché avremmo meritato sicuramente di chiudere in pareggio, non dico la vittoria, però almeno in pareggio per quello che avevamo creato. Poi fortunatamente nel secondo tempo abbiamo subito ribaltato il risultato. Mister, come diceva lei, come ricordava lei prima, i gol sono arrivati da due difensori oggi, i primi due gol, poi è arrivata anche la firma di Ciampè. Quanto è importante il fatto che questa squadra riesce comunque ad andare in rete con tutti i giocatori? Beh, è importantissimo, però dico che passa tutto attraverso il gioco e la prestazione, quindi una prestazione importante va da sé che la squadra riesce a creare tanto, quindi anche contro l'Avezzano abbiamo creato tanto, abbiamo attaccato quasi per tutti i 90 minuti, però poi non abbiamo trovato la vittoria. Oggi invece siamo stati più cattivi, determinati e abbiamo avuto tantissime situazioni offensive e abbiamo fatto 3 gol. Quindi questo gratifica i ragazzi per il lavoro svolto nell'arco dei 90 minuti. Tra l'altro, permettimi una notazione anche su Maio, che è vero che probabilmente sta finalizzando poco, ma fa tantissimo lavoro sporco per la squadra. Ma parlare di un singolo mi sembra riduttivo. La Sì. prestazione di Maio e tutti gli altri è stata super, perché altrimenti non fai, diciamo, non crei un volume di gioco così intenso, perché tutto passa attraverso, anche e soprattutto sugli attaccanti, perché quando si costruisce sono loro che fanno salire la squadra, scaricano e poi danno lo sviluppo alla manovra. Quindi se gli attaccanti giocano come oggi, ripeto, non abbiamo altri ancora importanti a disposizione, sicuramente ne beneficia la squadra. Marco, ti hai visto un'ultima domanda. So che ha appena detto non va a parlare dei singoli, però oggi, nel momento probabilmente più delicato della vostra formazione, il gol è venuto da un ragazzo, un prodotto del vostro rivale, il vostro capitano, il vostro leader silenzioso. Prima il gol del pareggio, poi l'assist per il gol per la terza rete di Giambè. Sì, beh, Riccardo non lo scopro io, è un giocatore che si è imposto in questi anni e sta meritando il suo ruolo, diciamo, come uomo squadra di carisma e capitano, e quindi già nel primo tempo era andato vicino al gol e poi fortunatamente nel secondo tempo l'ha trovato, quindi onore e merito al ragazzo che parla poco però fa tanti fatti. L'ultima sul mercato, sono andati via, che è aperta questa finestra di mercato, sono andati via tre giocatori, uno è arrivato, anche se si tratta di un ritorno, ha già giocato oggi, ci sarà qualche altro movimento in entrata o in uscita? Sì, ormai avete visto pure, c'è un altro giocatore che è già arrivato, manca soltanto il trasferimento, quindi non possiamo fare nomi perché ancora non è ufficiale, quindi oltre ai mail, quindi abbiamo, dico, la possibilità di prendere un giocatore, poi manca ancora la lista con il dovuto trasferimento.